tempo se le sono contro il Real Cremasfere, 1-0 per il Cremasfere. Andiamo a riprendere subito qualche beniamino della selezione. Marco De Vivo. De Vivo 1-0, ci sono altri 25 minuti da giocare. Come sta andando l'incontro? È la prima partita che giochiamo tutti insieme, ci può stare. L'impatto dal calcetto all'11-11, come l'avete trovato? Vabbè, è un'altra cosa sicuramente, però di gioco diverso. Speriamo bene per il secondo tempo. Vabbè, vi lascio per la preparazione tattica del secondo tempo. Andiamo a riprendere un poco il Real Cremasfere. Sergio, riprendere un poco il numero 3. Numero 3, eccomi. Stai, si azione in mister, andate. Gennaro gioca centrale, si marca il 22, Francesco si mette a destra. Andiamo alle telecamere. 1-0, come sta andando questa partita? Bene, per il momento, essendo la prima. Il mister ad esempio cambierà un po' la formazione o giocherete sempre così? No, penso sia la stessa la tattica, insomma. Cambierà l'uomo, ma la tattica è la stessa. Complimenti, vi lascio la formazione tattica, il mister sta concentrato. Ciao ragazzi, eccoci qui con Barbuto, migliore del match, e Pepe Esposito, migliore dei suoi nella partita della prima giornata 7 della Super 11 Argentinos Junior in maglia bianca contro Real Cremasfere, vinta per 6-1, di cui ben 2 di Barbuto. Passiamo subito la parola al migliore dei suoi, però uscito perdente dal campo, autore di una grandissima rete e un'altrettanta bella punizione. Se fosse stato un po' angolare, lo dicevamo anche prima, sarebbe stato sicuramente gol. Peppe, questo esordio in Super 11, pensavate di andare un poco meglio? Dite la verità di come siete andati. Sì, pensavamo di andare meglio, ora dobbiamo passarci una mano sulla coscienza per cercare di vincere la prossima. Faccio il campionato alla squadra avversaria, ci hanno dominato. Noi, devo essere sincero, due o tre di noi non ci siamo stati proprio in mezzo al campo, partendo da me. Vabbè, comunque sì, una buona gara per te, però diciamo i gioiellini, tra cui Luca Silvestri, vari ciachi e vari elementi, non hanno brillato come brillano magari su un campo piccolo. Si sono trovati un po' a disagio su ampi spazi del campo a 11. Dobbiamo dire anche il leggero infortunio di Ciro Tutino, che ha causato, non per sua colpa comunque, gli ultimi 2-3 gol. Sicuramente una partita finita praticamente in netto vantaggio per gli avversari, però il torneo è ancora lungo. Peppe, cosa dovete migliorare? Da tutte le parti, partendo da me, devo essere sincero, non passo molto la palla, però in settimana vediamo cosa fa. Perfetto, allora in bocca al lupo Peppe, e in bocca al lupo per il proseguimento del torneo a te. Ciao. E alla tua squadra. Ciao, alla prossima. Barbuto, grandissima doppietta per te, un giocatore molto veloce, nonostante anche hai dei compagni di reparto in attacco, anche loro molto veloci, il numero 11 che ha fatto gli ultimi 2 gol proprio di contropiede, un netto pure semplice contropiede. È questa la forza della vostra squadra o l'unione, che pure abbiamo visto molto affiatato il gruppo? No, stiamo provando vari schemi da settimane perché stiamo facendo allenamenti. Ce l'ha detto il mister, sì, molte sedute. Quindi abbiamo il mister, stiamo facendo stranamente una cosa, diciamo, semiseria, quindi insomma ci è riuscito parecchio stasera. Poi in attacco ci troviamo bene insieme a Casaburi, Grossi, insomma abbiamo un bel affiatamento tutti quanti. Sicuramente, e nel prepartita abbiamo visto un po' anche la differenza di età. A dire la verità, sul campo 11 pensavamo ci fosse più differenza proprio a favore dell'età giovane, a scredito dell'esperienza. Invece è stato il contrario, che ne pensi? No, noi giochiamo da parecchio insieme, quindi insomma ci troviamo, non è la prima volta che giochiamo insomma tutti quanti, quindi insomma oggi ho detto ci è riuscito quasi tutto. Vi aspetta un torneo da protagonista. Speriamo. Noi sicuramente chiudiamo con un ringraziamento, una dedica a Barbuto per questo importante premio. Dedico a Cattaneo, che insomma oggi era un po' insomma non ai suoi livelli soliti, e a Di Francia, insomma, che glielo ho promesso. Perfetto, in bocca al lupo a Real Cremasfere, complimenti ancora, alla prossima. Ciao. Complimenti, ciao.